benvenuti o bentornati nel canale lo aspettavo da quando ho portato appunto qua da me eh, il mio fantastico eccolo qui bax 12 eccolo qui guardate che oggettino che è questo è lui un prodotto a basso costo che gira video davvero davvero ottimi ma purtroppo il peso non, non è dalla sua parte eh, infatti è molto lontano da 250 grammi massimi per consentire di volarci in sicurezza da chiunque anche da chi vuole iniziare e non ha un attestato APR ed ecco finalmente dopo che eh, ho chiesto spesso personalmente direttamente a MGX questo upgrade che ci siamo arrivati è arrivato il bugs 19 eh, 4k ve lo racconto in questo mio video come sempre spero che non vi dimentichiate di darmi un bel like sarebbe fantastico un semplice gesto di stima che mi fa sentire ovviamente il vostro affetto se poi non siete iscritti come vedete qua racconto via via cose che spero in siano interessanti e e appunto se non siete ancora iscritti, spero vi possiate iscrivere direttamente cliccando qua sotto sul tasto iscriviti. Come vi dicevo nell'introduzione, io vi giuro che sono rimasto davvero affascinato da alcuni droni della MGX, soprattutto per la loro grande stabilizzazione elettronica, che li rende davvero, davvero ottimi eh, per realizzare eh, video di qualità davvero, davvero di livello. Sto parlando di questi due che ho qui davanti a me ovvero eccolo qui l'MJX Max 20 che eh, lo pagai 134 euro e appunto con una stabilizzazione elettronica AS ma come abbiamo appena visto anche di lui ovvero il Bax 12IS che costava quando l'ho preso io 144 euro e infatti nonostante non abbiano nessun tipo di stabilizzazione meccanica grazie all'elettronica fanno cose incredibili vi lascio qua sopra uno di questi video perché vi rendete davvero conto di cosa vi sto parlando ma adesso passiamo direttamente a, al pc allo schermo perché vi parlo subito di questo Bax i19 4K Eccoci qua, come vedete, è già sul sito eh, MJX. Questo è il nuovo drone da 250 grammi che hanno presentato ancora non in commercio. A breve lo sarà. E come vedete, andiamo a. Approfondire Quelle sono le caratteristiche, come vedete, sono molto simili ai, al Mavic Mini, ovviamente molti droni gli assomigliano davvero tanto. Lo abbiamo in due colorazioni. Se andiamo a scovare i dettagli, eh, come potete vedere, eh, il drone ha una camera 4K WiFi e stabilizzazione EIS 1080p. Ha tutta una serie eh, di funzioni che andiamo appunto a evidenziare eccola qui quella principale che dovrebbe rendere i video davvero davvero ottimali però eh, la stabilizzazione appunto elettronica alla possibilità di rotazione del gimbal di 90 gradi direttamente dalla radio andando avanti eh, ci dice che questo drone e, eh, ha un eis 1080 o 720p e eh, riprende in 4k 3840 x 2160p ha un obiettivo grandangolare e eh, ha tutta una serie di eh, funzioni come il seguimi come il punto di interesse ovvero eh, individueremo un punto e poi il drone eh, farà un raggio di volo intorno a questo punto e farà la ripresa a ah, il top fly o praticamente il volo waypoint, point selezioneremo come sapete dei punti e lui li eh, percorrerà eh, pian piano ha ah, il posizionamento ovviamente del flusso ottico eh, per ovviamente un atterraggio di precisione anche un posizionamento anche più preciso ha una batteria ai polimeri di litio di 1800 mAh che ci danno una durata di volo di 25 minuti. Lo verificheremo ovviamente, ma vi posso assicurare che sia il BAX 20 che il 12 avevano una grandissima durata della batteria. Ma andando avanti, vediamo che monta motori brushless. Ha un radiocomando con funzioni di avviso intelligenti, eccolo qui. Andiamo a vederlo insieme. Guardate, eh, non è che ce l'ho già in mano, di fatto, è già qui. Ma è identico il radiocomando. Lo vedete, eccolo qui. È identico a quello del BAX 12 AS. E eh, il drone lo facciamo volare eh, con una app chiamata MRC Pro, che è la stessa con cui. E facciamo volare i droni che vi ho appena fatto vedere ma questo drone non lo troviamo da nessuna parte al momento in vendita c'è solo un sito russo mgxrussia.com, eh, lo vedremo e comunque eh, proseguendo le caratteristiche non abbiamo visto qui lui si connette allo smartphone utilizzando il wifi a 5g e sarà possibile anche controllare questo nuovo piccolo drone anche senza radiocomando direttamente dall'applicazione e con il nostro smartphone cosa importante non l'abbiamo visto vi dico che la registrazione video potrà essere ovviamente effettuata sia su memory card che monta a bordo una micro sd ovviamente classe 10 sia eh, nel nostro smartphone grazie all'applicazione ovviamente a una risoluzione certamente minore come detto il radiocomando eh, ha vedete, potete vedere è uguale a quello delle, delle Bax 12 ha uno schermo lcd bianco e nero che mostra i dati eh, come la potenza del segnale la carica della batteria e molti altri dati appunto del volo peccato che non si ricarica via usb nemmeno nemmeno in questo caso ma ha bisogno di due batterie stilo AA e di fatto come vi ho detto ecco è esattamente identico a quello che eh, usiamo per il Bax 12 questo drone, essendo di peso minore di 249 grammi, permetterà anche di volare senza attestati. E dunque eh, è il quadricottero eh, che è completamente eh, pronto per essere usato, eh, tolto dalla scatola, fatto volare, super adatto ai principianti, eh, ma lo sarà, vedrete, adatto anche a quelli mari più esperti, perché un drone sarà un drone che se, se è come questi due che vi ho appena detto, davvero, davvero incredibile. A breve inizieranno le vendite nei principali store cinesi. Il prezzo dovrebbe essere intorno a 150 euro, ma non è ancora certo e vi faccio vedere perché. Se andiamo in, nel sito russo eh, mcxrussia.com, ci eh, informano delle varie caratteristiche, forse è meglio che andiamo a farci fare una traduzione in italiano, credo sia opportuno. Eccolo qui perché in russo non ci si capisce nulla. Io parlo un po' il francese, ma non il russo. Come sapete, vedete, ci dice tutte le caratteristiche, ma quella principale è che è un drone eh, che è sotto 250 grammi. Eh, ci fa tutta la descrizione, vedete già, ci fa vedere tutte le foto che abbiamo appena visto insieme. Io scorro avanti, scorro avanti e. Eh, quello che conta è che il prodotto loro lo vendono a eh, sono rubli, sono ovviamente eh, la valuta russa 13.990 che se vogliamo andare a eh, dettagliare e facendo un cambio come vedete eh, dal rubro russo al, all'euro il cambio sarebbe intorno a 156 euro però di solito questi droni sono in questo sito sempre un po' più cari rispetto ai portali cinesi. Dunque, molto probabilmente sarà un drone che si attesterà dai 130 ai 140 euro. Dunque, ragazzi, davvero, davvero incredibile. E allora, che dirvi? Se questo drone farà video come fanno questi due, sicuramente sarà l'uovo di Colombo per chi vuole iniziare perché basso costo, video ottimali. Eh, si può usare senza un attestato APR a 1A3 dunque, che dirvi? Vi rimando certamente nel canale perché lo vedrete eh, presto. Sembra il minimo e andremo a, a capire se realmente fa quello che fanno i suoi predecessori un po' più grandi. Un abbraccio, spero di avervi fatto. Eh, piacere a farvi vedere questo nuovo drone da 250 grammi sta arrivando ciao dalla toscana un abbraccio da vignette